Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica. Si è parlato molto in queste settimane dell'arrivo in Italia dei saponi Stirling. E allora io ovviamente non potevo che provarli, anche se in realtà io avevo già un esemplare che mi aveva regalato, come sempre, regalato all'ufficiale, che è Luca Esposito, 2 Natali fa, se non erro. Io non ho mai acquistati dall'America perché mi hanno raccontato di problemi che eventualmente si possono verificare alla dogana su prodotti di cosmetica. Quindi ne ho approfittato e ne ho acquistato uno, e poi adesso altri due che arriveranno. E così, per provare, visto che mi ero già, come dire, con i pin, grooming, addentrato nel mondo del tallo, diciamo, e proviamo questa, come dire, formulazione. Quello che ho acquistato è il Mountain Man, uomo di montagna, che in realtà vi dico già subito che di Montanaro non ha, secondo me, tantissimo, ma al contrario ha una fragranza, diciamo, agrumata, che elegante, che ricorda, secondo un noto profumo della Creed, sempre ispirato alla montagna. Secondo me, come fragranza, è più marinara che montana, però insomma, è molto agrumata, molto delicata, molto salina. Non so, io ho questa impressione qua, poi magari il mio naso è chiaramente non è affidabile, però. Allora, cosa facciamo? Inauguriamo anche la ciotola di Exocosmesi, fatta da Elisabeth Occhi. Guardate lo scatolo, personalizzato, me lo sono fatto fare con la mia sigla, la sigla con cui io siglo gli articoli, che metterà con la T maiuscola, e ovviamente poi è bollente perché l'ho fatta scaldare ovviamente con l'acqua bollente. Guarda che rosso che è, i colori che ho scelto io. Grazie Elisabeth Occhi per il lavoro eccezionale. Tra l'altro è stata molto gentile perché, lo devo dire pubblicamente, la prima spedizione era andata purtroppo, si era rotta, era capitato un incidente, e lei, senza farmi pagare un euro, me ne ha fatto un'altra. Quindi questo devo dire grazie, dimostrazione oltre che di bravura, perché è un esemplare veramente fatto bene, proprio, poi pesante, adesso è pieno d'acqua, quindi. È da tavolo, quindi il montaggio non ve lo farò vedere tutto perché non si riesce a tenere su, insomma, pesa moltissimo, è enorme, guardate che aspetta la faccia, per dire. E anche ha dimostrato una grandissima, come dire, cortesia, perché non era dovuto, cioè voglio dire, no? Invece me l'ha assolutamente rifatta, e quindi così possiamo provarla oggi che fa un po' freschino fuori, quindi iniziamo con una rasatura calda, no? Allora, pennello per rimanere sul verde semplicemente, ho preso il GS Cosmetic Gel Tip Bambù, però effettivamente va anche bene perché il Gel Tip è un tasso che è lavorato in modo da essere rigido, insomma, con la spina rossale, insomma, non so come spiegarmi. Quindi praticamente si presta se deve montare un sapone del genere. Allora io intanto mi sciacquo il viso. E questo è un sapone che è una pasta di sapone, ma è abbastanza duretta, eh? Già provata una volta. Quindi una goccia d'acqua ce la metto, ma ce ne metto proprio una goccia, perché lo prelevo dalla ciotola e poi lo monto in scatola. Proviamo così. Allora, aspetto che l'acqua si riscaldi. Ecco, guardate, proprio così. Due gocce, ecco così. No. Ammorbidiamo. Cioè, abbiamo il viso e andiamo a usare, perché nella, diciamo, trasmissioni che adesso ogni tanto faccio con qualche amico la sera, queste dirette simpatiche in cui ci si racconta, ce la si mena un po' sulla rasatura, mi si è chiesto delle mie collezioni vintage. Allora, ecco qua, abbiamo rispolverato, ho rispolverato, non parlo in plurale maiestatis perché non sono ancora
diventato papa. Comunque, ho rispolverato il diplomat, il Gillette Diplomat 1957. Eccolo qua. Un rasoio chiaramente eccezionale, pezzo di storia della rasatura, in condizioni discrete, non è impeccabile, cioè ha qualche perdita di cromatura, ma è in condizioni assolutamente ottime. Il Gillette Diplomat, quindi, lo armiamo con delle Astral Blue Stainless, che sono tra le mie lamette preferite. Tra l'altro, appena finite, le ho appena riordinate un pacco da 100, perché sono lamette di quelle che non c'è, cioè, di riferimento per me, no? Cioè, quelle che io ho delle lamette che uso per provarle nei video, e poi le lamette di riferimento. L'Astral Blue è una di quelle, no? Insieme ad altre, alla Kai, quando voglio profondità di taglio, insieme anche, ad esempio, ad altre lamette, come possono essere le Treat. Io, Astral Blue, per me, eccola qua. L'andiamo a inserire nel meccanismo farfalla, ed eccolo armato, il nostro Diplomat del 57, eccolo qua. Quindi, quant'è mia? 57, 2007, ne ha 50, 2017, 63 anni. È quasi un anziano. 65 anni, è un anziano. È ancora giovane. Allora, bagniamo il pennello e poi lo lasciamo umido e andiamo sul sapone che è stato ammorbidito dall'acqua per levarlo. Questo sapone con il tallo, beef tallo, proprio il tallo di bue, beef, di carne. Chiaramente, per quelli che mi chiedono la differenza con i vegetali, beh sì, c'è, è ovvio, perché è molto più burroso, è ovvio, ed è un grasso chiaramente più persistente. Poi io, come ho detto nelle recenti, diciamo, queste trasmissioni che abbiamo fatto anche con l'amico Bruno Ipariello, con Andrea Terenzi, con l'angolo della rasatura, insomma, abbiamo tutti concordato sul fatto che i saponi vegetali moderni, contemporanei, sono stati molto molto migliorati, quindi anche con i vegetali si può ottenere un effetto, però è chiaro che il tallo ha un suo perché. Allora, io inizio a farvi vedere come faccio, ecco, il calore subito sprigiona, non, faccio una fatica dell'anima, perché è veramente pesante. Adesso appoggio, poi faccio vedere il punto finale, un goccio d'acqua per dargli un minimo di... Fa molto piacere, io l'avevo già provato, ma non con questo sapone, lo scatto. Guardate che crema crea. Guardate che crema crea. Calda, no? Quindi sulla pelle abbiamo una crema calda che va anche, secondo me, oltre che a soddisfare i nostri sensi, va anche a aprire bene i pori. È veramente un piacere. Stiamo parlando di un montaggio semplice, regolato secondo ovviamente la mia preferenza. Io non amo i montaggi pesanti, ma quello che si nota è che si forma con questo tallo uno strato di burro, veramente di burro, di grasso,
che protegge veramente la pelle, ma secondo me non bisogna esagerare con il montaggio, perché sennò il rasoio poi tende a magari scorrere meno, perché è veramente pesante come protezione. La fragranza si sente, ma non è particolarmente invasiva. Iniziamo a far lavorare il nostro diplomat 57, eccolo qua. È un rasoio eccezionale. Vabbè, 2 giorni, 2 ore e mezzo in realtà, perché l'ho fatta la sera, del giorno. Lui scorre. Lastra blu. Fa un lavoro veramente egregio. Tanto la metta è economicissima. Con meno di 10 euro la presi 100. Che è la caratteristica secondo me di adattarsi praticamente ogni rasoio. Io devo dirvi che raramente mi sono trovato male con un Lastra Blu, forse mai. Adesso, siccome l'ho viso, però l'ho andato con un gran successo, complice anche veramente la protezione. Andiamo piano con il sapone. E cosa il sapone offre? Io faccio un montaggio che sia il più scorrevole possibile. Perché io appunto non voglio, però seppur scorrevole, montato con pochissima, come dire, con pochissima fatica, il sapore si comporta molto bene. Nella fragranza prevalgono le note agrumate, secondo me, nel sapone. Facciamo lo solito mix tra obliquo e contropelo, che in realtà è poi un contropelo, perché io vado nel senso del contropelo del mio pelo, che non è magari uguale per tutti, ovviamente. Con gli anni, come molti di voi sanno, mi sono settato su 2 passate, non 3, fatte però seguendo il senso del mio contropelo, la seconda. Ecco qua.
Non c'è più niente. Ecco qua, forse ancora un pelino qua. Ora ci mettiamo ancora un pelo di sapone qua. Ecco. Allora, con il rasoio, mi sciacquo le mani, mi sciacquo il pennello, così vediamo anche come rimane dal viso dopo. Senza acqua, praticamente il viso è morbido e idratato da questo burro. Mi pulisco già la maglietta perché poi devo dire con onestà, anche i nuovi saponi vegetali sono a questo livello, diciamo, però questo secondo me è ancora più protettivo come impatto, chiaramente altre caratteristiche. Ad esempio, il montaggio, secondo me, comporta una maggior facilità rispetto a certi vegetali. Se si impara ad usare bene il rapporto fra acqua e sapone, chiaramente. Quindi, ottimo prodotto, come ottimi sono anche i vegetali, non voglio creare polemiche no, perché alcuni sono anche per questioni etiche, come dire, e di rispetto, magari ancora. Questo offre una protezione, diciamo, più pesante, ecco. Ma questo non significa che gli altri non siano altrettanto efficaci. Non dico a scanso di equivoci che poi mi diranno: ah, tu hai detto che i vegetali non funzionano. No, non è vero, non ho detto questo. Ho detto che il tallo ti dà un film, come si può dire, ti crea un film in viso di grasso che chiaramente i vegetali fanno fatica a riprodurre. Però i più moderni offrono comunque montaggi molto sostanziosi e protezioni molto importanti, quindi non c'è bisogno di avere il tallo per forza, però effettivamente si nota la differenza. Sciacquo il viso, poi così. Non c'è nessuna irritazione, non c'è nessun taglio, ma ci metto questo che sono fatto arrivare dall'Inghilterra, un altro witch hazel, faccio questo qua è all'aloe. Questo, a differenza dell'altro che usavo, non sale niente, quindi prima di andare alla barba lenisce comunque, dà un'ulteriore carezza alla pelle. Anche perché adesso ce la mettere appunto, adesso facciamo asciugare un attimo il viso, ce la mettere appunto il dopobarba. Eccolo qua. Sembra la Stirling Sopco Mountain Man. Che però, ripeto, qui io avrei più scritto Marine Man, perché effettivamente a me sembra molto marino come profumo, non so cosa dirvi. Eh sì, la prima nota che noto, scusate il gioco di parole, è del limone, ma magari sono io che non capisco una mazza di odori. Agrumi, sale, acqua di mare, io sento questo. Fresco, non eccessivamente cercando di capire perché è la seconda volta che lo uso. Sì, fresco, fresco e agrumato e c'è anche qualche cosa di legnoso sicuramente, ma
prevale qualcuno, sento anche una nota appunto salina, cioè agrumi, sale, sembra quasi appunto, mi viene in mente, non lo so, il mare di Sicilia, adesso mi invento una stupidaggine, però questa è la mia sensazione olfattiva. Non mi viene in mente la montagna, quindi faccio fatica a associare la montagna. Comunque, quello che conta è voglio dire, il risultato che a me piace questo profumo. Perfetto. Allora, ricapitoliamo. Beh, qua abbiamo, scusatemi, abbiamo l'abbinamento fra Asta Blu e il mitico, blu mitico nel senso che fa parte ormai del mito, della rasatura, dire Diplomat del 57. E cosa dire? Non si può dire niente, cioè, qua stiamo parlando di storia della rasatura, stiamo parlando di un rasoio che ha un'efficacia incredibile, una dolcezza che oggi fanno fatica a raggiungere anche rasoi di grandi prezzature, insomma. È un rasoio che ovviamente la collezione, ogni tanto si può che usano, no? Perché sennò facciamo solo collezione sterile, invece io voglio usarli, non so, cioè. Poi chiaramente non tutti i giorni, anche perché questo qua non è, cioè poi ha cromatura, quindi potrebbe rovinarsi, però comunque una volta utilizzato appunto si asciuga bene, si ripone con attenzione. Questo purtroppo non ha la sua scatola, ma io lo conservo in una busta con la scheda del rasoio. E poi finisce in collezione. Ecco qua, il Diplomat. Guardate che bella doratura. Queste sono dorature vere. Pennello, che dire di questo gel tip bambù di Essence Cosmetics? Ma può piacere come può non piacere, dipende dai vostri gusti. Ha la schiena molto dritta, cioè nel senso che è un backbone molto elastico e molto sodo. Tende a mangiare poco, nel senso che è difficile da penetrare anche per il sapone, però sul viso offre un massaggio veramente importante. A differenza del 2-Band, appunto, è molto più sembra quasi che rimbalzi la mano, vedete? È molto più elastico, è molto più folto, ma un po' meno permeabile. Però è un prodotto effettivamente piacevole da sentire sul viso. Il manico ricorda, diciamo, l'albero di bambù, con la scritta anche no, non c'è la scritta in cinese, c'è proprio l'albero di bambù e il logo dell'azienda. Allora, e poi vabbè, il protagonista della giornata, che anzi, no, prima c'è. Lo scattle Extra Cosmesi da Elisabeth Occhi, by Elisabeth Occhi. Questo è uno scattle che chiaramente adesso lo svuotiamo al suo tappo. Guarda quanta acqua tiene, non tantissima. Io faccio una cosa che magari non si fa, cioè lo riempio, poi lo metto nel microonde 3 minuti. E l'acqua è bollente e subito crea questo effetto. Se si è raffreddato con i miei iniziali, la mia sigla, quella con cui siglo i miei articoli e con il logo di Extra Cosmesi. Ecco qua. Io ho scelto giallo-blu che sono i colori della città di Torino. Però c'è il massimo di libertà di scelta, si poteva scegliere il colore, insomma. Arriviamo al Mountain Man, eccolo qua. Allora, secondo me non è tanto di montagna, però è un ottimo prodotto sia come sapone che conferma la qualità Stirling che avevo già provato nel Bay Room che mi ha regalato Luca. Quindi grande protezione, facilità di montaggio, anche se bisogna imparare un po' perché è una pasta molto dura, quindi anche se una pasta va trattata quasi come un sapone duro, secondo me, no? Per prelevarlo, quindi anche grazie ai consigli che mi ha dato Rocco Contini, che lui è appassionato e grande conoscitore di saponi, l'ho montato in una maniera corretta. Sia nell'aftershave che a questo
queste note fortemente, secondo me, il mio naso, agrumate, e che a chi piace l'agrumato, insomma, è un ottimo prodotto. Poi elegante, cioè non è un agrumato volgare, non è un agrumato, diciamo, che sa di succo di frutta. Questo è elegante perché è misto anche a legni, anche a essenze diverse. Adesso non ho davanti le componenti, ma penso che si possano reperire. Elegante, quindi ricorda appunto questo noto profumo della Creed, così dicono, insomma, e quindi però non è montano, ecco, diciamo così. Quindi razzura montanara, ma non troppo. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto, grazie a tutti per l'affetto che mi dimostrate ogni settimana. Anche è stato divertente il faccia a faccia con i nostri amici tonsori, che alla fine voleva essere un messaggio di che farsi la barba è un piacere, non è una rivalità, non c'è nessun tipo di competizione, ma semplicemente siamo della gente che invece di andare, come dire, a correre la mattina, faccio un esempio per dire un altro hobby, fa il video, ma non c'è assolutamente tra di noi nessun tipo di guerra, competizione, rivalità, come invece delle volte un'informazione scorretta può far sembrare, invece assolutamente no. E quindi grazie mille, un saluto a tutti, buona domenica e buona barba a tutti.